Saluti a tutti. Lucca è una città sicuramente sorprendente, ma non solo per le mura. Benvenuto tra di noi Maurizio. Ciao caro Sergio, sempre un piacere incontrarti. Grazie. Ci vediamo spesso e questo è un buon segno. Certo. Certo, e ci vediamo anche per cose molto belle che facciamo. Allora, eh, Maurizio Vanni è direttore del Centro di Arte Contemporanea di Lucca, Luca Museum che è un luogo, io permettimi, permettimi, molto inconsueto per una città tranquilla, forse troppo tranquilla come Lucca, questa è una sensazione che noi abbiamo, o oh, mi sbaglio. La città è quieta, però ha una grande identità, un grande passato, un presente interessante, ecco, partiamo dal presupposto che Lucca è una delle città che produce più eventi culturali. Le produce, non le importa. Questo dà un senso di come il territorio sia avido di confrontarsi, di imparare, di partecipare e di come eh, ovviamente la cultura possa attecchire in parte su un pubblico presente curioso quantomeno del mondo contemporaneo e in più eh, un pubblico limitrofo o addirittura lontano che adorando la città alla follia, perché ci sono degli innamoramenti quasi eh, come dipendenze emozionali che li portano come pretesto a vivere uno spettacolo, ma poi a restare in città e goderne della sua bellezza e della sua grande grande, lo ripeto per la seconda volta, personalità Ecco, però un, tu sei molto generoso nei confronti della nostra città. Però dico, un museo come il tuo, diciamo così, che eh, apparentemente quantomeno, è un museo che vive eh, un luogo mentale molto particolare, molto alto, diciamo così. Forse eh, un luogo eh, più amico, più consono a affinità che non sono tipiche della nostra cultura italiana. Ma che si afferiscono ad altre culture metropolitane, non che sono più evolute o meno, ma sicuramente culture che amano guardare sul futuro. Ecco, il futuro. Eh, le tue cose, quelle che tu fai, hanno questa caratteristica. Anche le cose antiche, diciamo, il futurismo, per dire, sì, che mai antico è che partono dal passato ma parlano sempre di un futuro possibile. È vero o no questo? È la sensazione che abbiamo. Intanto ho un piccolo problema, eh, non riesco a vivere eh, il presente se non in progress, quindi cerco a livello professionale ma anche a livello personale eh, di sperimentare, di innovare, di prendere in considerazione altri modelli museologici che hanno ottenuto grandi risultati. Io non sono un appassionato... Eh, particolare della cultura cinese, curioso sì, ma invidio i loro modelli che attraverso la cultura e il sociale hanno portato a dei risultati incredibili anche a livello economico. Eh, ma fammi capire una cosa, Maurizio, eh, eh, tu hai accennato anche in altre occasioni, tu giri il mondo e vedi molti musei ovviamente, fai conferenze nei musei, centri d'arte, eccetera. Consulenze anche. Consulenze, conferenze e quant'altro, ma... Che cos'è che porta, butta in avanti in altri paesi l'idea di museo rispetto a un paese come l'Italia e anche per me una città come Lucca dove in qualche modo si sembra, sembra frenare questa idea. Che Le prime due parole che 12 anni fa ho rubato con serenità al mondo nordamericano e latinoamericano da legare ai nuovi musei o alle nuove proposte museali, sono divertimento e socializzazione. Il che intendeva eh, due tipologie di percorsi di crescita o di interazione con territori e persone eh, particolari. La prima era eh, un museo eh, dinamico, un museo aperto, un museo eh, che sperimenta, oggi diremmo un museo con tanti hub, quindi un museo che ha comparti di ricerca e sviluppo, per esempio, quindi un luogo dove le persone possono vedere una collezione, vivere una mostra, ma al tempo stesso partecipare a laboratori. Mangiare, cenare, pranzare, avere il momento del coffee time, chocolate time um, tutto questo per uh, far entrare il museo nel quotidiano delle persone. Normale, pubblico generico lo definisco, dove si trova nel museo quel piacere e quell'abbraccio, quell'abbraccio che unisce le persone alle stesse passioni, allo stesso stile di vita. Quindi, io conosco, socializzo con persone che un po' la pensano come me, come approccio di vita e al tempo stesso unisco nella mia mente il museo al divertimento, al piacere e al tempo libero. Ecco, al momento il tuo museo ospita dei grandi, grandi ma sempre questo accade. Ma... In questo particolare momento, il Novecento che tu presenti, è straordinario perché hai messo insieme delle figure incredibili, da Soffici a Lorenzo Viani, il nostro amatissimo Lorenzo Viani, e, e voglio dire, è, che cos'è che ti ha spinto a questa sintesi straordinaria di emozioni attraverso una pittura che poi, e questa è la cosa più interessante, è nata sul nostro territorio. Ecco qua, vedo la peste, mi sembra, di vedere. È incredibile, nata, vissuta qua dentro, qui in provincia. Uh, intanto il momento storico in cui viviamo uh, è, è fondamentale. Siamo passati, e perdonami questa metafora vera però, dalla società post-industriale a quella che potremmo definire società olistica. Le persone adesso, oltre allo star bene e al divertirsi nel museo, cercano il piacere emotivo e cercano di seguire dei modelli che eh, non arrivano più dagli anni 80 e 90, che sono rimasti un po' un mito nella nostra esistenza, ma arrivano da mondi più lontani. Quindi, il percorso tradizione e innovazione l'ho cercato esattamente negli artisti toscani che, tra gli anni 10 e gli anni 40, hanno veramente rivoluzionato concettualmente la pittura figurativa. Da una parte il desiderio di fare un passo indietro per trovare identità, quindi Soffici e Rosai, Soffici lo fa in un secondo momento, rimangono legati a quello che è definito ritorno all'ordine, ovvero i Masaccio, i, so i, i Giotto e i Paluccello, sono portatori di regole, di strutture non prevedibili ma solide e concrete, ovviamente neoclassiche e rinascimentali. E poi altre figure che, grazie alle connessioni con Parigi e con il mondo, quindi grazie alla dimistichezza con la storica rompono gli schemi dell'ordine e come in qualche modo ho proposto nel titolo vanno a viversi un disordine non sempre disciplinato. Paradiviani fuori classe assoluto meriterebbe più grandi musei del mondo con questo approccio romanticamente espressionista questa forza segni che abbiamo visto prima la, 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 la peste a Lucca che potrebbe essere un quadro dal libro cioè un libro solo per leggere un quadro è la sintesi del suo mondo pittorico ma non dimentichiamo una persona che non è un outsider che è Marcucci, sempre da Viareggio e eh, appunto anche questo eh, non è sorprendente ma sì. è molto interessante sì. che ci sia un centro di arte come il tuo che non soltanto evoca ma riporta la modernità figure che tutto sommato non sono state poi così punti di riferimento a livello internazionale come meriterebbero. Non c'è dubbio, dunque, eh... Viviani sappiamo praticamente tutto, Marcucci è un po' meno conosciuto, nel 1941 vince il premio Bergamo, ovvero il piano più importante d'Italia in quel momento, con un autoritratto, perché ovviamente era scontroso, isolato, non voleva le figure, eh, diciamo, modelli o modelle che importunassero il suo silenzio creativo. 1948 eh, vince una Biennale di Venezia, cioè, capisci che eh, i, i numeri c'erano, le, le, il consenso c'era, ma forse mancava quella spinta internazionale data da un movimento, da un mercante, da un manager o dal suo essere maggiormente intraprendente. Sono queste le ragioni eh, per le quali un mondo, una parte del mondo, hanno dimenticato questi grandissimi. C'è un altro fuori classe, un po' dimenticato, che è Venturino. Al tempo Venturino esatto. Venturi, dall'oro ciuffenna che arriva a Firenze nella seconda metà degli anni 30 col suo modo genuino e essenziale di raccontare storie attraverso forme. Da una parte il primitivismo, un po' che arriva da Modigliani, l'arcaismo etrusco, eh, dall'altra questa grande apertura all'essenza, all alla non figurazione. Cioè sono persone che hanno una, una visione pazzesca, che ci fanno capire quanto la Toscana non si è fermata a Firenze del Rinascimento, ma ha sempre continuato a stimolare, dopo Macchiaioli ovviamente, anche grandi profili di artisti che hanno raccontato anche il proprio territorio. Bene, ora noi ci fermiamo perché siamo alla pubblicità purtroppo. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Ti muovo in studio con Maurizio Vanni, direttore del Luca Museum Centro di Arte Contemporanea, un museo si diceva molto particolare. Ecco, ma fammi capire una cosa, delle volte guardando la tua programmazione mi viene in mente un'idea un po' curiosa, che tu oltre a essere il direttore di un museo di respiro internazionale sei anche una specie di editore, sei uno scopritore di talenti e questo nel museo non accade spesso. Il museo è una struttura di conservazione che va sempre sul, sul solido. Ecco. Eh, nel tuo museo hai esposto anche dei giovani, giovanissimi. Un po' di oh, rispetto. Penso a Baronti, vuole. penso a Borghetti, e eh, questi giovani sono tutti del territorio. Ecco, la tua relazione col territorio è interessante da questo punto di vista. Io penso che un artista di oggi sia da considerare il sismografo del proprio qui e ora. Se fra vent'anni eh, mi prende un, un velo di nostalgia, io non vado a leggere almeno subito un libro di uno storico del tempo. Vado a vedermi eh, qualche mostra, qualche catalogo che mi racconta il punto di vista degli artisti. Credo che se insieme all'arte moderna. Del Novecento eh, si uniscano delle proposte site specific o proposte comunque particolari di artisti che militano e quindi non possono essere distanti eh, da quello che è la propulsione en energetica, segnica, visionaria del proprio territorio. Eh, si rischia di rimanere avulsi e di creare in vitro un concetto museale. Però mi sento anche un pochino scopritore di persone. Ovvero un'altra missione, lo sapete. Ti bene. definivo editore in qualche modo. Sì, l'editore di, di, di persone che non, non voglio convincere a passare tempo al museo, ma voglio in qualche modo utilizzare ormai un climb, eh, inganno leale, ovvero farli venire per star bene e poi far sì che loro chiedano eh, informazioni sulla parte culturale. Eh, in questo momento il museo ha delle soluzioni tecnologiche interessanti, ha delle eh, soluzioni interessanti nel mondo sociale, eh, ha un rapporto particolare con territorio e turismo ha tanto da offrire, ma queste cose non vanno imposte, vanno proposte con dolcezza e vanno rese curiose. Quando le persone si renderanno conto che oggi veramente il museo è un luogo dove staccare la spina, rilassarsi nel quotidiano e non dico imparare, ma apprendere qualcosa che può essere unito non solo alla conoscenza, ma all'autoconoscenza, probabilmente il territorio risponderà ancora meglio. Eh, di fronte a una struttura museale. ma c'è anche una irruzione in qualche modo de della musica, no? Perché ho visto una programmazione con eh, sul jazz non di poco conto. Mi fa venire in mente questa cosa, ciò che accade in alcune mm, capitali europee. Eh, questo museo che si lentamente definisce come casa della cultura, o mi sbaglio? È un bel messaggio questo, stai dando, lo vorremmo dare anche noi, siamo agli inizi. Però il teatro, la danza e la musica non debbono mai mancare. Si parla di interdisciplinarietà. Eh, ormai le espressioni artistiche sono le une stessa valenza delle altre. Il far raccontare a un musicista o mettere a disposizione una comunicazione posturale attraverso un danzatore può rendere le soluzioni visive ancora più fruibili. Il segreto è, di nuovo, um, tutto crea comunicazione, ma non tutto crea emozione. Per far diciamo, liberare le persone dal pregiudizio devono essere in qualche modo abbracciate dalle culture. Comunque Maurizio, la tua saggezza mi porta a pensare anche in un un'altra cosa, un aspetto molto materiale e poco emotivo del tuo ragionamento. Cioè c'è anche una relazione tra estetica e economia, non c'è dubbio. E di cui tu mi sembra che tu sia molto attento a questo. Uh, si dice che tutti oggi debbano prendere in considerazione lo sviluppo sostenibile. C'è lo sviluppo sostenibile più etico, che anche i musei devono iniziare a contemplare: sociale e ambiente. Poi c'è lo sviluppo sostenibile concreto, economico. Cioè le, le, le tre cose non possono essere scisse. Quindi oggi un museo deve conoscere cos'è un piano economico e cos'è un piano di sostenibilità economica. Al pari passo, devono impegnarsi nel sociale e, e cercare di creare delle pianificazioni strategiche anche sull'ambiente. Capisci Sergio? Se un museo oggi non riesce a eh, aiutare le pubbliche amministrazioni a finanziare una struttura mancherebbe di servizi basilari, quindi i nuovi direttori vanno educati a un approccio che nel salvare i principi e le funzioni fondamentali basilari del museo debbono essere preparati anche a completare il fundraising, ovvero questa ricerca economica che permetterà a loro di essere sempre comunque un passo avanti alla rincorsa di una società in eterno mutamento. Anche questo è soprattutto per un museo come il tuo, perché è un museo sostanzialmente privato, non mi sembra che tu abbia molti contributi dal, dal versante pubblico, mi sbaglio. Abbiamo dei contributi eh, simbolici, ma a noi fanno piacere perché eh, ovviamente ci stimolano sempre a migliorare per farci apprezzare e farci adottare. La Fondazione Cassa di Lucca ci è vicina, lo è sempre stata fin dall'inizio, quindi, tempi non sospetti, eravamo neonati. Eh, il Sindaco non manca mai di essere presente alle nostre inaugurazioni. Eh, ci sentiamo comunque eh, abbracciati, si può fare sempre meglio e noi vogliamo essere sempre più bravi, sempre più diciamo, incisivi, eh, sempre più concreti per far sì di essere ancora più amati e magari ancora più partecipati. Bene, eh, facciamo il salto un pochino da dove si ride. Ah, ma <ride> Mi viene da ridere perché hai fatto una cosa come direttore artistico del Canevale di Viareggio, questo ho un piacere di informarvi perché. Maurizio Vanni quest'anno è il direttore artistico di de una delle più belle edizioni del Carnevale degli ultimi anni. Bene, cos'è questa storia della parata dei teschi che ha fatto discutere assai? Sono 20 teschi distribuiti nella città di Viareggio. Qui c'è stato uh, un gioco, una scommessa con la presidente del Carnevale di Viareggio, della Fondazione, Mariana Marcucci. Eh, che a un certo punto in un momento assolutamente informale mi dice ma chissà come sarebbe il carnevale con una spruzzata di creatività visiva internazionale. Io ovviamente non ce la faccio a non accettare le sfide più forti di me, dico ma basta provare. Era lo stimolo, eh sì, sì. Lei ha toccato sa, il, sa il tuo terreno sensibile. Assolutamente sì, che a volte è il punto debole, a volte è il punto forte. Mm. Lei sa che non riesco a, a star fermo, eh, in quel momento lei stava frequentando il Messico e mi dice ma lo sai che ho, ho, ho visto un'edizione incredibile della loro um, Notte dei Morti, il, il periodo che celebrano per loro una festa grandissima. E' distinto, mi viene a dire, perché non lo facciamo qua ma all'italiana o, a, o al, al modo occidentale? Eh, ovvero eh, rendiamo un teschio palinsesto per mettere in grado 20 artisti di esprimere i loro pensieri, stati d'animo o magari i concetti e i simboli legati al teschio. Eh, la sfida è diventata ancora più importante, ancora più interessante, intrigante e difficile quando eh, abbiamo deciso eh, che questa parade... Dovesse essere composta da 10 artisti legati al mondo del carnevale e 10 artisti legati al mondo delle arti generali, arti visive generali. Uh, è stato sorprendente l'esito, diversissimi lavori. Nella diversità abbiamo trovato un'identità espressiva fantastica, e quando la città si è svegliata un mattino. E si è trovato eh, Qualcuno, no, qualcuno <ride> ha storto il naso perché sempre, si è un po' spaventato. Sempre, però, sempre, ma direi. sai chi non ha storto il naso? I bambini. Esatto. Io ho visto i bambini esatto. che abbracciavano questi enormi teschi, è vero? Le persone sono abituate al, al certo, al sereno e alla sicurezza. Ogni elemento nuovo disturba, ma disturba eh, psicologicamente mm -hmm. perché, fino a ieri, non c'era, oggi c'è. Per una domanda, ma quanto ci starà? Ma dovrò vederlo ogni giorno? Ma l'altra cosa interessante che sta succedendo, e succede spessissimo nelle invasioni pacifiche dell'arte e della cultura nel territorio e nel, nel contesto urbano, è dopo ti abitui e dopo soffrirai quando te le toglierò o saranno tolte. Lo esperimento dal mio punto di vista ha funzionato perché oggi il carnevale di Viareggio è una fucina anche di creatività altissima, cioè il mondo riguarda Viareggio come punto di, di vista eh, internazionale per, non solo per modalità del, del festival del carnevale ma per la tipologia e la qualità della monumentalità. Ebbene, aver aggiunto un pizzico di follia che arriva anche delle arti visive diciamo eh, libere, non funzionali, è stato un cocktail esplosivo ma, ma trasversale e divertente, la stampa eh, nazionale ne ha parlato moltissimo e alla fine non c'è stata la sfida tra artisti del carnevale versus artisti liberi, ma è stato un, un grande abbraccio dove ognuno ha espresso liberamente ciò che pensava, che viveva o ciò che voleva condividere con gli altri. Bene, e peraltro la cosa più interessante è che questi teschi non erano maschere, ma erano teschi sì. nella concezione che tu dici. C'è un esorcismo straordinario nei confronti della morte, un sorriso al vivere. Bene, evviva la follia, viva il Carnevale di Viareggio. Viva la vita. Evviva la vita. Tanti auguri a Maurizio Vanni per il suo museo in via di formazione di sviluppo sì. che saremo molto attenti a cosa accadrà in futuro perché sicuramente accadranno delle cose molto interessanti. Grazie, Grazie per averci seguito, noi ci vedremo la prossima settimana. Arrivederci a tutti.